vincitore di due Champions sappiamo League. Tutti insomma come è andata a finire la fine. Tra l'altro un aneddoto: quando la Roma comprò Fabio Junior uscì su un giornale una cassetta con tutte, allora non c'era YouTube, quindi ci si doveva affidare allora alle cassette, il Blockbuster, con tutte le giocate di questo Fabio Junior. Si può ancora trovare su YouTube, è ancora reperibile, dura 17 minuti. E tu l'hai visto tutto? No. Perché là si insinuò nei tifosi della Roma qualche dubbio, nel senso che quei 17 minuti erano di gol a porta vuota, dribbling più o meno inutili, comunque nessuna grande giocata apparente di questo Fabio Junior, che poi... Tra l'altro questa cassetta, c'era la voce narrante, paragonava Fabio Junior a Ronaldo, solo che la stampa brasiliana diceva che Fabio Junior era più forte di testa. Ronaldo il fenomeno. Ronaldo il fenomeno, si sta parlando di Ronaldo. Il cambio di passo era essenzialmente lo stesso. Diciamo che il paragone ci poteva stare sicuramente, buono. Non metto in dubbio la situazione. E lasciò la Roma un anno e mezzo dopo, tra l'altro potete tra ancora... i fischi? Tra i fischi, no. Sì, tra gli tra insulti clamorosi. Peggio ancora. Tornò nella sua patria proprio rispedito col pacchettino, capito? Così in Brasile, tra l'altro, se volete seguirlo, gioca ancora, 39enne, gioca ancora in attività col Villanova, se non sbaglio, nella Serie D brasiliana. Grande giocatore. Villanova, pensavo vicino Tivoli. No, ma come fanno entrare a Roma? Se sbarca, fanno no, torna in Brasile. Ah, è proprio esiliato. Degnerete del grande Renato Portaluppi. Sì. Poi parleremo anche di questo sicuramente nelle prossime puntate. Visto che Matteo ci ha fatto questo grande onore di raccontarci di Fabio Junior, assunto io passo dall'altra sponda del Tevere e racconto la storia di un grande calciatore che ha vestito la maglia della Lazio e la maglia di un grande club africano come la Nigeria. Un grande club africano come la Nigeria, che ha visto Nwankwo Kanu, Okocha, Obafemi Martins, e poi tra di loro c'è Stefan Ayodele Makinua. Proprio nascosto, ma proprio nascosto tra di loro. Si presenta, diciamo, il borriello dei primi anni si 2000. Si presenta in Italia con dai, non facciamo paragoni avventati. No, a livello di giovani, diciamo, comunque di diciamo che lui è un classe 1983, quindi ad oggi potrebbe ancora tranquillamente giocare, 33 anni. Ma lui tranquillamente decide di non giocare e di mangiare gli stipendi. Consideriamo tranquillamente, con la stessa tranquillità, all'incirca nella sua carriera segnato in totale una ventina di gol, ed è una prima punta pura, quindi possiamo capire di chi stiamo parlando. Ma quanti gol hai segnato in Serie A? Io ne ho segnati 15. Ah, ok. Però ne segnerebbe sicuramente, però a FIFA meno di Makinua. Comunque se qualcuno se la piantasse di interrompermi, non parlo di Roberti. Praticamente questo calciatore che si è presentato a Roma come acquisto pagato 7 milioni di euro. Quindi è uno tra gli acquisti più onerosi della prima parte dell'epoca lotitiana a Roma, acquistato dall'Atalanta, se non vado errato, no, dal Palermo, come diciamo prima, dal Palermo, aveva giocato all'Atalanta l'anno prima. Makinua fu coinvolto in una situazione divertente, perché Lotito lo preferì a un certo Edinson Cavani, che all'epoca giocava in una società uruguayana che l'avresti pagato solo 200.000 Peñarol. Sempre scelte giuste, da scelte parte giuste di queste società. Ti riferivi al Peñarol. Al Peñarol, esatto. Shevchenko e Cavani valgono Fabio Junior e sicuramente Ayodele Makinua, che appunto con la Lazio ha fatto diciamo la grande quantità di gol, 3. Poi ha fatto 2000 prestiti tra Regina e Chievo, fino ad andare a giocare a Larissa, che credo sia un posto nascosto. In Grecia. Non credo, non so dove si. Poi ha giocato anche in Cina, quindi è andato a mangiare stipendi. Esatto, Larissa sembra un po' Larissa. No, vabbè, l'ho capito adesso la battuta, voglio piangere. Larissa non è un posto tranquillo. C'è San Matteo che sta abbandonando la sala. Io. In ogni caso, appunto, ha giocato in Cina, ha mangiato gli stipendi come un altro grande uomo, Graziano Pellè. Vorrei ricordare il suo bellissimo rigore di quest'estate, per chi non se lo ricordasse. Io penso che gli ascoltatori non vogliono ricordarselo. Non vogliano ricordarselo, sono d'accordo. Diamo luogo che è ricominciata la Serie B e noi, prima di darvi tutti gli aggiornamenti, un altro brevissimo stacco musicale con Welcome to the Jungle. Hai una pronuncia clamorosa, clamorosa. Welcome to the Jungle. No, ha fatto lo spelling per le persone a casa. Welcome to the Jungle. Andiamo. Andiamo.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sentado en mi salón no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada. E rientriamo in diretta con gli aggiornamenti sulla Serie B, che però non ci sono perché le partite sono statiche. Sono statiche, direi, esattamente. Leggiamo i risultati. Brescia, messi in collegamento solo ora. Siamo a Radio 1, a Mary. Adesso chiamiamo Mary con... Allora, ricordiamo Brescia-Ascoli 0-0. Il Carpi continua a vincere 2-0 sul Cittadella. Il Cesena 1-0 sull'Avellino. E Frosinone e Ternana sono sull'1-1. Poi Perugia-Novara, Pisa-Trapani, Spal-Latina e Vicenza-Benevento sono sullo 0-0. Partite che devo dire povere di emozioni. Speciato, diciamo, per il mio Ceravolo. Mentre c'è un aggiornamento sulla Premier, in cui sono iniziate le partite e in cui c'è stato il primo gol di questa, diciamo, tranche di partite, dove il Leicester è sotto in casa contro il Middlesbrough. Strano, due squadre diverse. Grande squadra. Due squadre, diciamo, sì, molto diverse, nel senso che il Middlesbrough ne ha promossa con un gran giocatore comunque come Negredo. Sta facendo molto bene comunque a metà classifica, mentre l'Leicester è in caduta libera. No, parlo proprio di due squadre diverse. Il Leicester si vede in Champions League e quello che si vede in Premier. Ha stabilito un record in Champions Leicester League. L'Leicester imbattuto in Champions League, ricordiamo, ha subito il primo gol contro il Bruges mercoledì sera. Si è qualificata come prima quindi forse magari il Leicester che ha molte più motivazioni per giocare la Champions, che vedendo le squadre campionato. Che ne fanno parte, vedendo il Porto, un po' di nostalgia, un po' di rammarico. Un po' di rammarico c'è, perché comunque o un po' di libidine per altri. La Roma, avendo passato passando il preliminare, sarebbe trovata appunto questo girone, sarebbe stato sicuramente, diciamo, non sarebbe stato così con la Roma. Non proibitivo. A proposito di questa, diciamo, fortuna che ha la Roma, volevo un attimo parlare di Roma Pescara. Mi hanno chiesto un commento su Paghera, questo centrocampista dell'Avellino, che insomma è arrivato a gennaio scorso all'Avellino. Insomma, centrocampista offensivo anche lui. Paghera è fortunato al settimo minuto. Difensore. Sì, esatto. Che è uscito al settimo minuto. Ed è entrato come un per infortunio. Sembra quasi una provocazione da parte di qualcuno. Questa domanda su Paghera. Il signor Matteo sia. Non è un difensore. È un centrocampista, diciamo, adattato in difesa, perché evidentemente l'Avellino a centrocampo. Quindi un jolly questo giocatore. Che lo vorresti alla Roma? Insomma, lo vorresti alla Roma al posto di Pjanic? Lo vorresti, diciamo, a un mascherano. Mascherano, della Serie B, sì, sicuramente. Un giocatore che può ricoprire molti ruoli. E dicevo, volevo introdurre un attimo la partita, che è il posticipo della domenica, che è Roma-Pescara, appunto ricollegandomi alla fortuna
di questa squadra che appunto si trova ad affrontare una squadra che azzeppa di ex, insomma. Sì, come il vero, Pescara. C'era stata l'intervista di Aquilani, mi sembra ieri, che aveva avuto un rimpianto sulla sua pochezza carriera, no, sulla sua carriera a Roma. Ricordiamo che Aquilani era sicuramente Aquilani un prospetto interessantissimo della cantera giallorossa che si è un po' perso. Un giocatore un po' di cristallo, Aquilani. Un giocatore sicuramente di cristallio, ma che ma diciamo anche di poca personalità. Decisamente, che però ha dovuto lasciare appunto la Roma non per problemi legati al rendimento. Che insomma, poi comunque è stato anche in grandi squadre, Liverpool e la Juventus stessa. Lo stesso Lisbona, ma è un giocatore che sicuramente aveva talento. Particolare. Aveva...